Ebbene sì, sono di nuovo qua a rompervi le balle. Quella che vi porto oggi è una nuova rubrica che chiameremo Know Your Hack, dove io e Flavio recensiremo a turno, magari, delle hack. Cosa sono le hack? Sono praticamente dei giochi Pokémon modificati attraverso vari programmi. Ad esempio, potete trovarli ovunque. Ci sono siti specializzati come Akrom's Academy, Pokehacking e tante altre belle cose. Sono italiani, tra l'altro, quindi non trovate tutorial in inglese, bensì in italiano, e sono anche spiegati molto bene. Detto questo, l'hack che recensirò oggi è un po' speciale. Partiremo con Pokémon Giallo Pisciazza, che sinceramente è un tipo di quell'hack demenziale come marronetta. Ecco, e che tra l'altro non fa neanche ridere. Però vediamo un po' com'è. Non possiamo giudicare sempre l'hack dalla copertina, no? Giusto? Ah sì, comunque ho messo Stunfisk come immagine provvisoria perché è divertente. E perché è un figo. Ciao. Sì, non so perché lo stia facendo, sinceramente, dettagli. Allora, abbiamo subito le opzioni inizia a cacare e aggiusta il water. Ciao, scusa per l'attesa, ma si era iniziato il cesso. Il mio nome non ti importa. Kappayamami pure Kappoglione se vuoi. Questa viene Kappayamata merda. Il mondo è abitato da tanti tipi di merda. Gli umani vivono insieme alla merda, ne producono tanta insieme, vivono tanti momenti. Solitamente questa merda è irrespirabile. Ci sono ancora molti vaffanculo senti. Ci sono molte merda ancora da scoprire e tu mi devi aiutare a scoprire i misteri. Se non le vuoi prenderle da me, devi darti una pista in faccia. Cosa? Ai! Sotto le mutande. Come cazzo ti chiami? Io mi chiamo Pino. Bene, K è il nome di merda. Sì. Minkappaione, questo nome l'ho dato al mio Dio. Merdina, ora sta per giocare a questo gioco. Gioca paura. Ricca paura che tu sei una merdina nel gioco. Ha paura nella tua vita. Ok, merda, cioè stai attento. Non è calpestare i tuoi simili. La merda, ovviamente. Ok, merdina, divertimento. Basta dopo. Ok. Esperimento numero 1. Vediamo se ho modificato questo. Vai fuori da sto K-Ami, un testo di cazzo. Era modificato. Made in China Product Chanti. E il camion con la faccia che sorride. Troiona. Pino, K e Kappazzo, fai nel camion dei froci. Ah, giusto. Dio, la punteggiatura. Ah, giusto, sei uno di loro, un frocio. Cazzo, K è figlio, minkappaione, K.O. Io sono Willy. Senti, testa di cazzo. Hai dei soldi? Mi servono per pagare la bolletta. Vedi, Pino, ci sono degli strozzini arrabati. Cazzo, quei froci stanno trombando a casa nostra. Pino, vai a farti dare dei soldi per K.E. Stanno trombando sul par K.E. Vaffanculo, troiona, io vado in camera. Cazzo, l'orologio è bloccato. Kappa e cazzo. Ok, basta. Troiona, Pino. Ora Kappa mi ricapordo. Il cieco mi deve. Si guarda che si mette. Zio santo. Pino, ora Kappa mi ricapordo. Il cieco mi deve dei soldi, vallo a cercare. Quel cieco ha rotto il cazzo. Prima tromba e poi scappa. Io vado a farmi un italino davanti alla TV. Ah, ok. Pino, non ha modificato il dialogo. Guarda. C'è il mio video porno. Troiona video. O sì nel pacco, o sì nel culo. Non ho capito. Cazzo, è finito. Oh sì che la so prendere nel culo. Oh, non ho modificato il dialogo. Oh, quel mancappaione produttore ha messo due merde di Pokémon in mezzo all'erba. Però si è scodato di levare quei cazzo di punti interrogativi. Minchia come parlano. Non ha modificato. Mancappaione, K che cazzo vuoi? Vattene via dalle palle, ti consiglio di andare al bordello io. Ok. Che cazzo vuoi? Ah, sei il frocio di Pino. K che cazzo vuoi?
Le emoticon non si mettono mai. Mai. Cerco quella puttana. La troia è di sopra buona scopata. Cazzo, è troppo forte. Il K-Ama Sutra la devo provare la posizione 18. Oh, che K-I cazzo sei? Ah sì, il frocio del quartiere K-E vuoi ricappacappaione. Scommetto K-E c'è il K-I quel cieco arrapato, vero? Quel minkappaione se n'è andato dalla città per sburrare, lo vuoi fare con me 30 euro? A fare cosa? Boom boom ciaca ciaca haha. Ballare e cantare, sì vabbè, emoticon, frocio. Come no? Senti il K-Kappaione, vai a cercappare quel cieco K-E mi deve dei soldi. Sbrigati coglione. K-Oglione, scusate. Ai ai ai, ok. K-E minchione quel cieco. Crede di prendere un salsicciotto. Veloce, fotti i soldi. Aiuto, capazzo. Aiuto, levatemi questo salsicciotto con i denti dai piedi, cazzo. Wait. Ma no. No. Grodon, almeno te. Sì. Vediamo la bellezza del back sprite. Beh, stupata, ceccappaerata, coca calda, coca calda è fuoco bomba. K-E K-1, ehi grazie minkappaione, cosa ti ha spinto a salvarmi? La mia coscienza o il mio portafoglio? Non so, cioè neanche punto di domanda, non saprei. Emoticon, portafoglio. Ok, ok merdina, vieni nel mio bordello. Ok Pino, da ora ti K-Yammerò merdina, ok merdina? Ah, ora di K-Oro K-I6, il froccio del quartiere. Ah, cazzo, non lo trovo, ma dove sarà? Ehi merdina, ho perso un Pokémon, lo hai preso tu? Pino, tiene, cioè, se avresti tu il mio Pokémon, come lo chiameresti? No! Fa schifo. Cioè, tu come puoi pubblicare una merda del genere su internet? Non è una hack, è una merda. Avanti, cosa hai modificato? Le mappe? Oh mio Dio, sono bellissime, guarda, fanno veramente schifo. E i testi? Non parliamone, è semplicemente aggiunta con i tuoi programmini, merda, puttana, troia e tante altre parolacce. Non fanno ridere, le hack demenziali non fanno ridere. Ci sono hack demenziali e hack satiriche. Le hack demenziali non fanno ridere perché contengono parolacce, e le bestemmie non fanno ridere. Quindi piantatela, fatemi un piacere, basta. Perché fate queste stronzate quando invece potreste applicarvi di più e ottenere risultati come altri hacker italiani? Come ad esempio Dante, Zeno, Mr. Routine e tanti altri che non sto a elencare. Passiamo quindi ai voti, partiamo dal mapping che è fatto anche parecchio male, ma ha modificato qualcosa, quindi diamo un 4,5 perché siamo buoni. Per quanto riguarda gli script non ce ne sono di 9, semplicemente modificato il dialoghi, quindi gli diamo un 4. E dalla parte della storia... È uguale a quella di Pokémon Rubino. Però non tiro nessuno, mi raccomando, quindi gli diamo 3. E la media è... 3,80. Che vi aspettavate? Non vi consiglio di giocarci perché fa veramente schifo. Cioè, io ci ho giocato perché sono masochista. E per questa puntata è tutto. Ci rivediamo la prossima volta. Non ci sarò io, ma ci sarà l'altro pirlone. Sapete, quell'altro che gestisce il canale insieme a me, no? Flavio. Ci alterneremo con questa rubrica perché sì, perché lo vuole fare anche lui. Quindi... Non è che potete iscrivervi, vero? Cioè, no. No, e mettere mi piace e condividere i video, vero? No, no, eh? E detto questo, alla prossima ragazzi, ci vediamo.